Salve a tutti, benvenuti al Babylon. Vi aspettiamo tutti numerosi per la nostra specialità di pizza e carne alla pietra. Venite a trovarci. Ciao! Danilo, eccoci al Babylon, che è il tuo locale. Qui siamo in uno dei posti più belli di Torino, non solo perché c'è un ristorante di grande impatto con una bellissima atmosfera, molto gettonato dai giovani, siete aperti anche a pranzo, non solo a cena, ma qui è una delle piazze più belle di Torino, perché a pochi metri abbiamo le porte palatine, insomma c'è la storia di Torino da 2000 anni a questa parte, il Duomo è poco più in là, e voi avete aperto questo centralissimo locale. Cerchiamo di capire chi viene innanzitutto qua. Beh, molto frequentato dai giovani, siamo un locale, cioè diciamo che il locale è in ottimi stati, è appena stato rifatto. Facciamo la pizza napoletana, che secondo me è la numero uno a Torino. Abbiamo il servizio della pietra, la carne alla pietra, petrollare col contorno, tutto presentato in una certa maniera con le salse, tutta una cosa particolare. Che tipo di emozione vuoi trasmettere tu quando dai da mangiare? Allora, prima di tutto l'impatto visivo è molto importante. Quando ti arriva un piatto a tavola deve essere prima di tutto bello, appetitoso e poi buono di gusto. La gente quando mangia e esce fuori da questo locale deve uscire con la voglia di tornare, perché la cucina è proprio, ci mettiamo amore quando facciamo i nostri piatti. Io ho notato innanzitutto una grandissima materia prima, questa carne sulla pietra rollare era come burro, si scioglieva in bocca. E poi usiamo una carne strettamente di fassone, vitelli piemontesi, anzi vitelle piemontese, è una carne pregiatissima, non sono tanti a usarla, è la carne numero uno che c'è al mondo secondo me. E poi c'è anche la pizza. La pizza è un impasto napoletano. Fine con un bel bordo abbastanza alto, come avete potuto vedere, morbida ma allo stesso tempo leggermente croccante, una variante rispetto alle classiche pizze napoletane. C'è un gran lavoro dietro, prima non era così, siamo migliorati, facciamo tante promozioni in settimana, il martedì, il mercoledì diamo delle pizza, bevanda, caffè, facciamo dei menù, insomma cerchiamo di dare la possibilità a tutti di venire a provare il nostro locale. Infatti il vostro locale è uno dei locali più di tendenza anche per la centralità del posto, ma secondo te qual è il segreto per mangiare bene al Babylon? Fidarsi del cuoco. Di solito quando vengo dai clienti un po' indubbiosi mi chiamano sempre, poi ci sono il cameriere, c'è Giacomo, il nostro, abbiamo un bel personale diciamo preparato, però comunque l'impatto del cuoco a tavola è sempre richiesto, diciamo non sono tanti i ristoranti che danno questa possibilità. Parliamo anche della carta dei vini, e non solo della carta dei vini, perché voi avete anche delle birre artigianali meravigliose e avete anche la parte bar dove si fanno dei cocktail molto molto ben fatti. Sì, purtroppo sulla carta dei vini non sono molto, molto informato, perché forse non abbiamo detto, il locale non è mio. Tu sei cuoco, non sei sommelier. Sono il cuoco, sono responsabile, diciamo, cerco di aiutare il titolare più di moglie a gestire questo locale. Sì, barman è bravissimo, fa dei cocktail eccezionali, il sabato sera strapieno di cocktail, numero uno, dai, il nostro barman è il numero uno, dai, non ce n'è. E stasera in effetti è sabato sera, quindi devo dire locale molto affollato, ci sono anche delle festicciole, dei party.
Ecco, a chi io lo domando sempre a quasi tutti i ristoratori, a chi ancora non vi conosce, se tu dovessi definire la tua filosofia, il tuo tipo di cucina, cosa diresti? No, allora, chi dovrebbe essere, cioè, a chi vorrebbe venire nel nostro locale, direi: è il locale più bello che c'è a Torino, secondo me. Una cucina fatta con amore, piatti decorati, cibi di prima qualità comprati giornalmente, pizza napoletana veramente doc, carta di vino ampissima. Io non so come, cioè, l'unico modo di definire il mio locale è: siamo il locale numero uno a Torino, secondo me. Non ce n'è locali così. C'è tutto. E dopo la cena c'è il ballo, c'è il DJ, c'è la musica, cioè la gente si diverte. Non è solo venire a mangiare la pizza, venire a mangiare al ristorante, c'è proprio anche un dopo cena. Quindi è un motivo in più per venire a mangiare. Confermo, buona la pizza, ottima la cucina, c'è anche della buona musica. Danilo, bravi, complimenti, andate avanti così. E questo è Torino, Babylon. Vi aspetto e buon appetito.